Benvenuti alla puntata riassuntiva di Freaks. Ok, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. La prima puntata si apre con un numero, Progetto Gabriele 215. Non a caso sarà proprio Gabriele il protagonista di questa prima scena. Da lontano assiste all'uccisione di quattro ragazzi da parte dell'uomo senza volto, che ha perseguitato i Freaks nella prima stagione. Questa volta però non c'è nessuno ad aiutarli. Gabriele assiste da lontano, incapace di agire, con il suo solito sguardo sveglio. Ed ecco che ritroviamo i Freaks esattamente nei posti in cui li abbiamo lasciati alla fine della prima stagione. Marco viene aggredito da un uomo armato, ma riesce a fuggire. Viola e Andrea si riuniscono. La ragazza lo salva da un pestaggio certo. Cazzo di ritardo. Sì, sensibilità. E insieme scappano da un secondo uomo. Questo li inseguirà fin dentro al locale per ucciderli, ma non riuscirà nel suo intento. Anche Silvio rischia di venire ucciso. Ma, come con Giulia, usa il suo potere e scaraventa il killer contro un cancello, uccidendolo sul colpo. Andrea e Viola si rifugiano a casa di alcuni amici del ragazzo e cercano di fare un po' di chiarezza su quello che è successo. Che è successo? Non lo so, non ci ho capito nulla, non ne ho idea. Poche ore prima si trovavano in un futuro ipotetico. Avevano fatto una specie di salto temporale in avanti, di 4 mesi. Eppure adesso sono tornati indietro, al presente. Un presente reale, come se tutti avessero vissuto lo stesso sogno. Nulla di più. Marco torna a casa, ma non trova la sua famiglia. Aveva ricevuto un bigliettino minatorio. Molto probabilmente chi l'ha scritto ha prestato fede alla sua promessa. Andrea e Viola avevano rubato le chiavi di una macchina per scappare dal blackout. Ho capito, cioè che famo, rovo a caso, dai. Da schiacci. Ed è proprio a bordo di questa che si dirigono sotto casa di Silvio. Andrea, perché ti sei fermato? Cercano di riunire il gruppo. Vogliono capire cosa sia successo agli altri. Gabriele è a casa, davanti al suo pianoforte, con la sua solita espressione profonda. Se nella puntata prima l'abbiamo visto ferito sul lettino di una clinica, adesso è perfettamente illeso. Ma la ferita, i graffi? Quali graffi? Il graffio si è rimarginato. Il nostro caro Gabriele, però, non ricorda di essersi procurato alcuna lesione. Che mistero. Ti ricorda qualcosa? Ed ecco finalmente Giulia che si sveglia su un lettino simile a quello dove abbiamo già visto Gabriele, nella Tana del Lupo, dove un gruppo di scienziati sta conducendo degli esperimenti segretissimi. Il mistero si infittisce. Che siano stati loro a mandare i killer per uccidere i Freaks? Dove sono? Non ti avvicinare. Lasciatemi andare. Mi dispiace, non possiamo. Sei pericoloso. No. Io non sono pericolosa.
Voglio solo tornare a casa. Io non so nulla. Voglio solo tornare a casa. Brava. Lo tenete qui. Anche lui. Lui chi? Dovete lasciarlo andare. Ti prego, non uccidermi. Non uccidermi. Marco finisce in un paradosso temporale simile a quello della prima stagione. Avete presente Harry Potter e il prigioniero di Azkaban? Ok, sì. Il Marco del futuro, infatti, gli spiegherà come eliminare l'uomo armato che sta cercando di ricattarlo con la sua famiglia. Perché non provi a nasconderlo? E dove? Nel frattempo Silvio, aiutato da Domenico che scopriamo essere un suo grandissimo amico, cerca di sbarazzarsi del cadavere che tiene ancora a casa. E puzza, perché è un cadavere. C'è del puzzo. Giulia riesce finalmente a scappare dalla cella nella quale era stata rinchiusa e visita i corridoi della strana clinica. Nei laboratori di questo strano luogo vengono fatti degli esperimenti orribili, non solo su Gabriele e sui Freaks, ma anche su un sacco di altri ragazzi capaci di compiere azioni soprannaturali. Progetto Gabriele 178. Risultati negativi. Il DNA ha risposto in maniera negativa al virus. Soggetto mutaforme. Il soggetto respira sott'acqua. Il soggetto passa attraverso le pareti. Il soggetto ha smesso subito di respirare. Il soggetto telepatia. Il soggetto. Soggetto Gabriele, esperimento 190. Continuano a risultare negativi i test. Cosa stiamo sbagliando? Perché il DNA umano è così restio? Il soggetto Gabriele 215. Il DNA ha reagito in maniera diversa dalle altre. Il ragazzo sembrerebbe immortale, potrebbe essere la svolta che stavamo cercando. Progetto Gabriele 216. Abbiamo usato nuovamente il mix dato all'immortale. Le cavie sono riuscite a scappare. Colpa della ragazza, ne sono certo. Sono riuscito a prenderla. Voglio scoprire chi è. Giulia. Oh, ce l'ho con te. Ti conosciamo tutti qua. Nel frattempo continuano a morire delle persone. Così, apparentemente a buffo. Troione, allora? Ti è piaciuta la botta, eh? Com'è? A penna, zoccolona. Leccamelo sto pacco, leccamelo, brutta troia. Andrea e Viola vengono fermati da tre uomini armati. Sarà il potere di Andrea che salverà i due ragazzi facendo eliminare da soli i killer. Insomma, questi si sparano. Che cazzo è successo? La cosa facile, dobbiamo andare. Mandami una mano. Andiamoci, mi sto santo. Aspetta un attimo. Andiamoci, andiamo. Ok, andiamo. Gabriele continua a fare incubi. Il suo sogno ricorrente è di trovarsi in un bosco con una ragazza vestita di rosso. È qui che riceve i graffi con i quali si sveglia la mattina. È in questa dimensione che viene inseguito da quello che sembra essere un lupo. Marco riesce a teletrasportarsi a casa di Silvio, riunendosi all'amico. Comunque, secondo me Peach ingoia. Marco! Ti prego, fa che questo non abbia ripercussioni sulla mia personalità o sui miei gusti sessuali, ti prego. Viola e Andrea vanno in un pub e analizzano il tesserino che la ragazza ha preso dalla tasca della giacca di uno degli aggressori morti. Sulla carta c'è scritto Vex.
A pochi metri da loro, Marco e Silvio stanno affrontando tutto con più filosofia. Quindi quello che è successo con Andrea, Viola, Giulia e Gabriele è tutto vero? Non lo so. Cosa intendi per vero? Il fatto che tutti ricordano qualcosa è un segno. Sì, certo. Ma un segno di cosa? È un segno del fatto che comunque qualcosa è successo. Ma cosa è successo? Ah, non lo chiedere a me. Secondo me pure gli altri ricordano le stesse cose. E non dimenticarti del tipo, quello senza faccia. Oh, Jimmy. Però i poteri sono veri. Quindi io non sono mai morta per davvero. Eh già. Com'è possibile che tutti abbiano memoria di qualcosa che non è mai successa? È fisicamente impossibile. Un sogno. Sua sorella è un sogno. Tanto non l'avrai mai. Non mi sfidare. Se tu non hai subito danni, allora neanche Giulia ha battuto la testa. Momento. Che hai? Oh, mal di testa. A volte mi prendo. Dai, ok. Riprendiamo. Pensi che sia ancora viva? Quello che bisognerebbe capire è dove sta e che cosa vuole. Ma gli altri secondo te che fine hanno fatto? Secondo me stanno esattamente come noi. Saranno scappati insieme. Uno di quegli uomini stava cercando due ragazze a blackout. Erano loro per forza. Quei pazzi. Ma chi sono questi? Sicuro non sono poliziotti, solamente un cretino penserebbe una cosa del genere. Secondo me sono poliziotti. Sicuramente fanno parte di un'organizzazione potente, sono alle spalle protette. Ammazza, che casino. Già. 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 Marco si offre di aiutarlo a sbarazzarsi del corpo del killer. Silvio e Ginevra, la sorella di Marco, si incontrano per la prima volta. Porto qualcos'altro? Altre due birre. Com'è andata ieri? Mamma mi ha detto che hai studiato. Sta bene il tuo amico? Giulia continua a gironzolare nei corridoi e improvvisamente finisce in una stanza dove un uomo è tenuto sedato. Marco e Silvio si sbarazzano del cadavere in un modo piuttosto anticonvenzionale. L'idea del coltello elettrico è stata una gran cazzata. Avete sporcato ovunque. È ancora pieno di budella. Guarda qua. C'è sangue dappertutto. Beh, che aspetta la nostra Cenerentola per ripulire tutto? Vai! Questo? Andrea e Viola trovano una rice trasmittente nella giacca del killer morto. In fondo è il sogno di tutti i bambini usare le radio e quindi Andrea la accende e inizia a parlare. Vaffanculo! Qualcuno mi riceve? Vaffanculo! Oh, ma che è una radio? Non ci avrete mai! Dall'altra parte della radio c'è un ignaro Silvio che ascolta le sue parole. Oh. Non ci potete uccidere, siamo invincibili, brutte merde. Ma che cazzo dite? Se abbiamo appena spedito un pezzo dei vostri a Lady Gaga? I vostri si sono addirittura sparati da soli. Che cazzo c'entra? Non lo so. Ma chi va in culo? Ma tua madre! Ma tu, qua pelata con la gonorrea? Sì, vaffanculo! Viola. Marco. Mi stai a dire? Andrea. Ma che è, radio da NASA? NASA, se ci sta a sentire vaffanculo, non ci siete mai arrivati sulla Luna? Mandatemi Sara. Magicamente i ragazzi sono di nuovo riuniti. All'appello mancano solo Giulia e Gabriele. Marco e Viola si baceranno di nuovo. Ma Marco tornerà indietro nel tempo, vanificando tutto, come nella prima stagione. Marco va a letto con una prostituta, realizzando una volta per tutte che il suo potere è una condanna. Oltre a farlo invecchiare, per lui è impossibile avere una vita normale. Giulia è stata rinchiusa in un'altra cella. Questa volta l'hanno legata e imbavagliata. Thank you.
Bene ragazzi, speriamo che adesso sia tutto più chiaro. Questo è quello che è successo nelle prime 6 puntate di Freaks. Ci vediamo la settimana prossima con la 7ª puntata, sempre alla stessa ora, in streaming sul sito e su DJ TV.